trovati in aggiornamento con il TG di Trevi Meteo, un fine settimana inusuale per essere i primi di maggio, tipicamente invernale, insomma un ritorno di fiamma della stagione invernale proprio nel cuore della primavera, con la neve che ha fatto la sua comparsa su tutto l'arco alpino, ma non solo. Intanto queste bellissime immagini dal drone ci arrivano da Passorolle, siamo quindi in Trentino Alto Adige, a una certa quota perché siamo oltre i 1800 metri di quota, ma attenzione perché la neve ha fatto la sua comparsa anche a quote più basse in Trentino Alto Adige, Veneto, Carnia, insomma la situazione qui è stata abbastanza anche problematica per la viabilità. Per quanto riguarda il calo termico avvertito non solo al nord ma anche al centro Italia, e la neve ha fatto la sua comparsa sull'Appennino settentrionale, quindi tra Emilia e Toscana, anche qui quote basse, addirittura tra Parma e Reggio Emilia fin verso i 300-400 metri di quota. Insomma un fine settimana veramente da lupi, soprattutto per il nord-est. Andiamo a vedere l'immagine del satellite perché ci conferma questa zona di bassa pressione con aria fredda dalla Scandinavia che si è tuffata sul Mediterraneo, ha causato questa zona depressionaria che attualmente si muove piano piano verso il medio-basso Adriatico, le regioni del sud, ma domani ci abbandonerà e sarà ormai sulla Grecia. Già migliora il tempo al nord. Andiamo a vedere quindi la situazione per i prossimi giorni, metà settimana con più alta pressione sull'Italia, ma attenzione perché mercoledì una nuova perturbazione da ovest busserà le porte al nord, quindi un nuovo peggioramento con altre piogge. In sintesi quindi una giornata di martedì nel complesso buona, con ampie aperture del cielo, temperature in ripresa, raggiungeremo i 18-22 gradi su un po' tutto lo stivale, quindi in ripresa anche al centro Italia. Mercoledì buono al sud, con temperature in ulteriore aumento per i venti di Scirocco e Libeccio, mentre una nuova perturbazione da ovest raggiungerà in giornata tutte le regioni settentrionali, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, con nuove piogge entro il pomeriggio. Quindi insomma entro mercoledì altri fenomeni, ombrelli sempre a portata di mano in questo periodo. Situazione veramente incerta. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trevi Meteo.